Buongiorno, spero che abbiate passato buone feste. Io via, sono un po' soli, però non ci si lamenta. Però c'è delle novità interessanti, poche per fortuna. Allora, forse questa l'avevamo già accennata, ma è meglio approfondirla. Arrivano le ads, arriva la pubblicità sulle storie di LinkedIn. Questo strumento che io ancora ammetto che uso poco, però ci puntano, quindi valutiamolo. 7 consigli di Google per migliorare le nostre web stories. E non sono nemmeno male, quindi una lettura la merita. Una nuova metrica sul Merchant Center, che praticamente ci fa vedere la domanda relativa, cioè noi di tutti i prodotti ci va a dire quanto il nostro prodotto è richiesto rispetto a come si sta muovendo quel mercato. Questi sono, cioè, Merchant Center sta diventando non soltanto il posto dove passi i dati a Google Ads, anzi, ormai è una funzione anche organica, ma soprattutto è un enorme strumento di analisi di un mercato, veramente interessante. Poi, risultati locali in tutti i risultati, sostanzialmente, così è un po' riassunta male, però sta di fatto che Google sta implementando le informazioni che prende dalla parte local e la butta in SERP normale in mille modi diversi. È veramente interessante. Andate a vedere, c'è anche una GIF che fa un esempio abbastanza carino. Quindi avevamo visto l'altra volta che arrivavano i risultati web sulla parte mappe e adesso arriva la parte mappe, sparpagliata un po' ovunque dagli orari di apertura, un sacco di informazioni in più che vengono integrati. Su Netflix arriva la modalità solo audio, questo ci fa riflettere su tanti aspetti, ma di fatto il podcast è qualcosa che sta crescendo enormemente, o comunque far sì che i nostri contenuti siano fruibili anche in chiave solo audio. Va fatto, da lì non si scappa. Analisi dei sentimenti, la tecnologia, che cosa siamo in grado di fare oggi, come possiamo sfruttare questo, ad esempio nel trovare deficit della concorrenza, quindi dove la concorrenza non accontenta bene il cliente, oppure dove noi stiamo sbagliando, comunque per trovare dove migliorarsi e crescere. Google testa risultati di ricerca interattivi. Questo è veramente bellino. Anche qui c'è una GIF. Praticamente, come sempre, da tanto tempo a questa parte, sempre più contenuto viene erogato direttamente in SERP senza aver bisogno di entrare sul sito. In questo caso, quando uno ha di fronte il risultato della ricerca che ha fatto su Google, può cliccare in due o tre punti che espandono quel risultato, fanno vedere immagini, fanno vedere un'espansione del contenuto, quindi senza entrare sul sito uno ha già accesso a molte più informazioni. Tradotto, meno visite per noi, però l'utente finale ha un servizio migliore, più veloce e fruibile, e Google tiene l'utente in piattaforma, che non è certo un dettaglio. Poi, Fujifilm ha fatto un hard disk da 580 terabyte, wow, curioso da leggere. Su Maps arriva il feed della community, anche qui. Ormai, cioè, fate caso a quante volte si cita Google Maps, è impressionante. Google Maps non è più Maps, è Google, è impressionante. In questo caso qui, praticamente, quando noi andiamo su Maps ci vengono suggeriti dei contenuti in funzione ai nostri interessi, a come i vari influencer di Maps hanno interagito con essi, quindi ci hanno lasciato una recensione, una valutazione. Tradotto, non soltanto dobbiamo far sì che la nostra attività su My Business sia ben raccontata e ben recensita, ma è anche importante intercettare quegli utenti più influenti, gli influencer di Google Maps. Comunque è un'evoluzione spaventosa, davvero è veramente interessante, bello, però a me piace, sinceramente. Infine, non so perché mi è venuto in mente a Natale, ma molto spesso si tende a pensare che i più grandi disastri dei trasporti avvenuti in Italia, perlomeno, siano legati a navi che affondano, ma tipo l'Andrea Doria quando si cozzò con lo Stoccolma. In realtà i morti non furono tantissimi. Il più grande disastro italiano avvenne nel 1944, era un treno con più di 600 persone, insomma a fine guerra c'era un gran casino, un sacco di gente montata sopra senza biglietto. Questo treno era così pesante che quando iniziò a salire nelle gallerie spesso c'è umidità che fa sì che diminuisca l'attrito fra ruote motrici e binari, il treno iniziò a slittare. Rimanendo incastrato in sulla galleria, i frenatori dei vari vagoni tirarono i freni per impedire al treno di tornare indietro. Il treno non era più in grado né di andare avanti né di andare indietro. Le motrici erano a carbone, si mangiarono tutto l'ossigeno e quindi 600 persone morirono intossicate da monossido di carbonio. Questa cosa cambiò le leggi in merito a come si può fare un treno composto, aveva più motrici, dopo dovevano essere usate diesel elettriche invece che a carbone. Insomma, un po' di storia, però andatevi a leggere questa strage enorme che comunque ci insegna tanto su quella che è stata la nostra storia. Detto questo, se siete ancora in vacanza, godetevele, se no, buon lavoro, buona giornata.